Devo dire, gli anni più belli per quanto mi riguarda rimangono il 1979 e il 1980, perché tu da pilota privato con una Suzuki privatissima ti presenti al motomondiale nella classe 500, che ricordiamo la classe regina, e ti posizioni al quarto e al quinto posto della classifica mondiale piloti, diventando il privato più veloce praticamente del mondo. Ma la domanda è un po' sibillina, magari possiamo dire così: quanto gusto provava Franconcini a mettersi i piloti ufficiali dietro? Pazzesco, davvero godevo come mai, perché in effetti posso farti anche una confidenza, c'erano dei sorpassi che mi domandavo se riuscivo o no a farli, no? Quando ci riuscivo facevo, mi davo i bacini dentro sotto il casco e dicevo bravo Franco. Un po' vergognoso, però è vero. Lo dico. Bellissimo. Una libidina, una cosa meravigliosa, cioè aver finito quinto il primo anno della 500 e quarto il secondo, mettendo dietro tanti piloti ufficiali, è stata una cosa fantastica. E ti dico, poco meno di quello del titolo mondiale dell'82, una gioia, un gusto incredibile è stato quello del 79-80, ovviamente anche quello dell'82, ma fantastico, fantastico. Siamo divertiti un mondo, io, mio fratello, Mario Ciamberlini, poi tra l'altro il team era un team familiare, perché c'era addirittura mia mamma che cucinava per i meccanici erano di qui ricanati, eravamo tutti, più privato non ci poteva essere. Franco, volevo arrivarci dopo, però prendo il tuo là per farti raccontare una differenza. Tu hai avuto la fortuna di vivere degli anni straordinari del motociclismo, legati alle due tempi, che ancora oggi fanno venire la pelle d'oca a chi come me li ha vissuti, e l'avvento della tecnologia, l'avvento del nuovo modo di lavorare. Che differenza c'è tra il paddock di allora e il paddock di oggi? Ma è molto 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 diverso, non ha quasi niente a che vedere, tranne che ci sono i camion che trasportano le moto e i piloti che girano. Diverso perché io non incolpo niente, non è che io dico che ogni cosa è del suo periodo, quindi tutto si adatta a seconda delle esigenze e a seconda delle necessità. Però noi avevamo modo di vivere molto tempo insieme tra piloti, nel senso ci scambiavamo tante idee, opinioni, avevamo modo di frequentarci, di vederci, di girare, qualche volta di mangiare assieme, eccetera. Oggi non lo possono fare, anche perché in effetti gli impegni sono tanto così intensi che praticamente c'è sempre una persona attorno al pilota che dice: attento, adesso devi fare questo, attento, adesso ci fai di fare quest'altro. Appena terminano le prove fanno minimo un'ora e mezza di riunioni per capire tutte le varie problematiche. A quel tempo era così, una cosa più: come va la moto? Dico sì, va bene, magari secondo me se accorciamo la quarta per la curva 5 per me è meglio, perché magari esco più forte e riesco a fare l'altra curva. Durava 15 minuti il colloquio con i meccanici dopo le prove, al più tardi. Oggi un'ora e mezza, cioè fai fatica a vedere il pilota un'ora dopo le prove, un'ora e mezza dopo le prove, ancora non esce dal box. È un po' più stressante sicuramente. Il nostro era molto più divertente come periodo, però meno pesante. Oggi è difficile sicuramente. Alla fine ti dico la verità, il vero rapporto tra piloti è alle safety commission. Tu sai che noi il venerdì, noi parlo noi, ma io ho smesso l'anno scorso, no? Questa attività di FIM Safety Officer, ma io in qualità di direttore della FM Safety Commission, tutti i piloti venivano da noi al venerdì alle 5:30, 6, dipende dalle necessità televisive, eccetera, e da lì decidevamo quelle che erano le problematiche del circuito da dover risolvere per il futuro, per l'anno prossimo, per quello che era la necessità momentanea. Insomma, l'unico momento dove tutti i piloti o i piloti si trovavano insieme era quello lì, perché sennò gli altri momenti, ma neanche si vedevano, si vedono in pista, ma se no raramente vedi i piloti insieme che si parlano, si scambiano 3 parole, 5 parole, ma non vanno la sera a cena insieme da qualche parte. Ciao. Grazie, ciao Franco. Ciao, ciao di nuovo.